Eccoci, ciao ciao a tutti, belli e brutti, ci risiamo, altro fumetto, altro video ragazzi, altro giro, altra corsa. Allora, Dragone Nero Speciale 9, i figli del mito. Che c'ha di particolare st'albo, a parte la copertina strepitosa? C'ha di particolare che non doveva esserci, perché? Perché è quello di fine anno, ma a fine anno esce il magazine. Allora, perché è uscito un altro speciale? Perché i magazine hanno levato fuori dai coglioni perché non era molto apprezzato. Evidentemente il lavoro, non so se era di più, di meno, se costava più il magazine o più speciale, ma credo a spanne forse più speciale perché c'è più disegni e colori da pagare, che articoli un po' copia e incolla. Però è stata fatta sta scelta, anche Luca Barbieri ha detto che appunto avevano visto che il magazine non tirava, ecco, hanno deciso di uscire con quindi il secondo speciale annuale, quindi avremo due speciali all'anno, quindi d'estate e d'inverno, cosa che a me non dispiace. Chiaramente hanno praticamente continuato la numerazione, quindi siamo al 9, come era tenuto tutto uguale, è uno speciale fatto e finito, e da quello che mi è sembrato, ho capito, eccetera, eccetera, sarà quello invernale uno speciale dove metteranno alcuni punti su insomma delle robe dell'Eronda. In questo caso, diciamo, azzardo a dire che è una specie di bestiario fatto insomma a modo loro, ecco. E dove, visto la colorazione di Riccardi, credo anche che praticamente sarà anche un piccolo contenitore dove sperimenteranno alcune cose, mi permetto di dire. Credo, ecco. Due storie qui abbiamo, tutte e due di Luca Enoch, disegnate da Cristiano Cucina e Vincenzo Riccardi. Team di colorazione Saviane, Fabrizio e appunto Riccardi. Copertina sempre il duo Pagliarani, Francescutto, molto molto bella. Allora, qui abbiamo l'Orgomor che ci racconta praticamente appunto l'autore Enoch prende spunto dal discorso di Gomor che vuole finire il suo libro delle bestie dell'Eronda per raccontarci tramite appunto storie successe a Gomor da giovane fighissimo qualche cosa più sulle bestie che popolano o che popolavano l'Eronda e in una maniera veramente veramente incredibile. Insieme ci racconta anche un po' della giovinezza di Gomor, che non avevamo visto moltissimo, e un po' di come Gomor insomma incontra la macellatrice di troll, la sua famosissima Ascia. E i disegnatori sono tutti e due molto molto bravi, anche se Riccardi col suo stile di colore secondo me fa un po' andare a perdere quella che è la sua bravura nel disegno, ma perché? Perché lui racconta un'altra storia, appunto, sempre su una bestia, in questo caso il basilisco. Questa colorazione molto, molto direi psichedelica, quasi sottoacido. Che non dispiace, insomma, per una storia ci sta, è molto, ci si azzecca bene tutto, però sinceramente se devo pensare a un albo tutto, insomma, colorato così, non è che, diciamo, sarebbe il massimo. Qui veniamo a scoprire nella prima storia che praticamente Gomor, salva il mondo, salva l'Eron da ragazzino a sua insaputa. Tutta la storia dei ciclopi e appunto poi abbiamo la storia dell'Ascia, la storia di un altro animale che non so come se non mi ricordo come si chiama. I colori della storia di Cucina sono molto più insomma tradizionali, ecco,
E poi vediamo, vediamo nel finale vediamo insomma non spoiler però che diciamo il bosco all'interno del all'esterno del monastero è popolato di mostri che non sembrano neanche abomini, sinceramente non so che cosa sono, che fanno gli incantesimi, fanno buona guardia, ma Comore dice che verrà presto il tempo in cui dovrò uscire a darvi la caccia e aprire un nuovo capitolo della mia enciclopedia. Bello, bello, bello. Oh, ragazzi, a me mi è piaciuto, sinceramente. Gli do un 7. Perché è stato molto piacevole, una lettura bella, piacevole, entusiasmante, capibile in tutte veramente le sue sfumature e così dovrebbero essere insomma le storie. Enoch sta a scrivere brutto perché sa scrivere parecchio lui, forse più dei Vietti sta scrivendo in quest'ultimo periodo, cioè sta uscendo roba più scritta da Enoch che da Vietti, mi sembra a me. Non che sia un male, insomma, appunto qui diciamo che anche nell'editoriale Luca Barbieri spiega un po', insomma, la sostituzione, spiega un po' che vengono qua, diciamo, vedi, che si prefigge di approfondire il bestiario dragoneriano. Appunto, come abbiamo detto, bellissimo questo edale da biblioteca, veramente particolari, minuziosamente disegnati. È bello, ragazzi. Ve lo consiglio, una bella lettura. Se non comprate gli speciali perché costano troppo, perché 7,90 euro, eccetera, eccetera. Questo qui ve lo consiglio, sinceramente, soprattutto anche se il mio personaggio preferito è Gomorra. Se vi piace Gomorra, gli orchi e tutto, non potete non prenderlo. Ecco, non potete veramente non prenderlo. E in edicola del 9 dicembre ci aspetta Le fiamme della rivolta, dove vediamo qui che, cosa che non ho detto nel video che ho fatto sull'albo, sull'enclave dei Grandi Laghi, che hanno dato appunto tutto il sostegno alla rivolta, quindi ci aspetterà veramente una grande battaglia con molti popoli, molti regni dell'Erondac che hanno dato il sostegno alla rivolta e quindi adesso all'imperatore, ai ribelli, e quindi sarà veramente un bel attacco all'impero e non so come andrà a finire, ma spero che ci saranno delle belle battaglie, quelle con tanti cavalieri, con tante scene di battaglia, che quelle lì a me, insomma, tipo quella successa nella saga dei Regine, che a me fanno sempre impazzire veramente, veramente tanto. Detto questo, ragazzi, come al solito, scrivete nei commenti quello che pensate sull'albo, in questione, e sul raddoppio degli speciali e l'abolizione del magazine. Siete contenti, non contenti, a favore, contro, eccetera, eccetera. Io, come sempre, vi ringrazio del supporto che mi date, sia i nuovi iscritti che i vecchi iscritti. Se siete nuovi, se siete passati per la prima volta sul canale, un like, un'iscrizione, fate come volete. E niente. Un saluto e un appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.